Oggi preparo e vi mostro come si fa il budino della Lindor. Questo è al gusto di cioccolato fondente e lo faccio tutto ed è per 4 persone. C'è solo un ingrediente da aggiungere ed è il latte in quantità di 500 ml. Il profumo di questi budini è qualcosa di spettacolare. Comunque, questa è la bustina che si trova nella confezione. Una volta aperta la bustina, questo è il preparato per budini, è un 70% di cacao. Comunque, entrando nell'ottica di cominciare la preparazione del budino vero e proprio, bisogna versare tutto il contenuto della busta in una pentola capiente per contenere anche i 500 ml di latte. Si comincia con il versare prima il contenuto della busta, poi i 100 ml di latte e bisogna mescolare per eliminare i grumi. Io utilizzo questa frusta a mano che è da pasticcere per amalgamare tutti gli ingredienti ed ottenere un composto omogeneo. Poi ovviamente con il fuoco acceso versate i restanti millilitri di latte, che dovrebbero essere 400, e portate ad ebollizione, mescolando sulla confezione scritto per 2 minuti. Ma questo è indicativo, io ci sono stata di più dietro a mescolare, dovete portare la situazione ad ebollizione. Comunque io ho scelto questo stampo per muffin che sono andata a riempire con il budino ancora liquido. Una volta che il liquido del budino si è raffreddato, automaticamente si è addensato. Una volta tolti i budini dalla confezione, io li ho serviti con della frutta, ovvero fette di banana e spicchi di mandarino e un po' di biscotto sbriciolato. Il video comunque è terminato, ci sentiamo nel mio prossimo video, ciao!